Come si deve fare? Salve amici, bentornati sul canale. Sono qui dall'amico Paolo, questo avaro, che non accende neanche il condizionatore, guardate che è spento, perché è un tirchio e c'è un caldo qui dentro che della Madonna. È avaro, non vuole spendere, ha paura della bolletta di Sorgenia. Comunque. Ha fatto pubblicità a Sorgenia. C'ha le motivazioni. Ah già, perché c'è Margot che c'ha il mal di gola, è vero. Comunque. Detto questo. Perciò preferisco che tu stia male te. Bravo, ovviamente. Detto questo, siamo qui in bottega dall'amico Paolo, benvenuti a questo nuovo video. E vediamo che si combina oggi. Oggi faremo un video che facciamo di qualche orologino vintage per fare un po' vedere, insomma, come si lavorava una volta. Ahimè, che oggigiorno non è più così. E comunque sono orologi che poi vedremo perché sono in vendita. Quindi vediamo insieme questi orologi con Paolo, ne parliamo un po' ad uno delle caratteristiche di ognuno. E quindi giriamo la telecamera e vediamo questi orologi. Ciao caro Paolo! Buongiorno a tutti! Bentornato dopo le vacanze! Prima di tutto bisogna avvertire tutti perché Margot ha avuto il mal di gola. Per quello che è spento il condizionatore. Certo, c'aveva le tonsille un po' ingrossate, poverina, sicché c'aveva un po' di tosse. Allora il papà l'ha portata dal dottore e abbiamo comprato anche gli antibiotici che le deve prendere. Te le prese per la prostata? Due ingrossata. Il giorno, no? Aspetta, arriviamo anche a quello. A due al giorno. Perciò te, se vuoi l'aria condizionata, vai in quella macchina da vecchio che ti ritrovi, sì. Anche se è di marca, sì. E stai lì dentro col parabrezza, perché noi bisogna curare questa bimbina. Perché te sei un avaro. Bisogna curare questa bimbina. È un tirchio. Non c'è. Poi io non ho che caldo. Oggi non è caldo. No, a 37 gradi. Ma fuori, non siamo mica fuori, nella mangiatoia. È freschino, se io metto il bordo. Hai capito? Perciò bisogna curare questa bimbina. Poi c'è un'altra notizia importantissima. Sentiamo. Abbiamo raggiunto 2000 iscritti. Sì, Soldi zero. Cioè, praticamente mi ha mandato il messaggio. Ho anche citato nei ringraziamenti che hai in mezzo anche tu. E che me ne frega a me dei ringraziamenti se non vedo una riga. Sei un penale. Sì, ho raggiunto anche grazie a te. Lui sperava che io mi emozionassi. Oddio, ma davvero. Sei un cabrone, sei. Davvero, guarda, veramente un bel traguardo. Soldi zero. Comunque passiamo. Cioè, se mi mandavi un bonifico da 1000 euro, certo, okay, mo la metro da te. E cioè, no, però allora lì era un bel traguardo. Magari un domani, quando saremo vecchi, che ci arriverà. Sì, quando sono vecchio e morto, che ci faccio col bonifico? Nulla. Perciò dovevi subito dire: guarda, Paolo, visto che anche te hai cercato di aiutarci per questo canale, allora ti mandiamo un bonifico di ora 1500, 800. Avete capito? Avete capito con che ho a che fare? No, perché scusa, io che ti ho risposto nel messaggio che mi hanno messo di mandare un bonifico. E infatti a me che mi frega di 2000 iscritti, potrebbero essere anche 100.000, ma se, è come. Oh, Cassano che disse: sì, ma qui i soldi. La colpa è mia che l'ho voluto rendere partecipe di questa mia felicità. Noi bisogna curare Margot. Poi, no, le vacanze sono andate bene. Tutto a modino, ci siamo. Vacanze, insomma, un po'. Ho anche lavorato, però ho un po' anche studiato e perciò oggi Margot è convalescente, perciò va trattata ancora meglio di tutti i canini, vero? Però va detto che anche Riccardo è amante dei cani, Io boh, quello. C'ho un canino anch'io. Sì, anche quello, su quello. Guai a chi me lo tocca. Guai a chi glielo tocca, lo tratta come un principe. Ecco, ha tanti difetti, Cioè, se ne può parlare ore, veramente. Ma sul cane, cane no. Non si tocca, cioè. Sul cane non si tocca. Noi siamo animalisti. Sul cane no. Convinti. Perciò, a me, se te è caldo... Non te ne frega. Via, dai, ora ti accende un po' la riconnessione. Allora, diciamo perché un po' una cosa. Qui ho visto che c'è tre cosette interessanti. Allora, praticamente c'è un negozio. È sbarigiato un Fort Knox? No, magari. E se l'avevo sbagliato non ero qui. C'è un negozio che con cui se collabori è in chiusura e giustamente hanno delle giacenze di magazzino, certo. Altro che giacenze, queste non è che sono giacenze, sono morti di magazzino. Morti di magazzino. Facciamo
Coniamo un nuovo termine, anziché NOS, MOS. Scusa, ma perché NOS? New Old Stock. Cioè, praticamente non siete buoni a mettere a volte... No, anche il termine inglese. New sì, old ma fammi stock. Capire, ma siamo in Italia, in Toscana ora c'avete anche questi termini. Non è Toscana, è in inglese. Sì, ma ora volete fare anche l'Urutube. Vabbè, fondi di magazzino. Vai, fondi di magazzino. E poi, anzi, non sono neanche fondi, che sono morti di magazzino. Morti, defunti in magazzino. Defunti in magazzino da Illo Tempore, solamente che... Mettiti qui piccinina. Solamente che le casse erano in oro. Mm. Cioè, già loro è un plus, vale, e erano Mondia, sono Mondia, sì, erano, sì, sono Mondia. Più Mondia perché, erano, perché erano morti ormai sono morti in magazzino, vabbè. Erano Mondia. Mondia Zenit, quando no, Mondia era secondo gruppo, me era del gruppo Zenit, sì, però una volta, se non erro, lessi degli orologi che c'era scritto Mondia Zenit, sì. È vero. Però poi l'hanno fatta anche con il marchio Mondia, che però era di proprietà del gruppo Zenit. Infatti, se fai vedere il cartellino, c'è il logo della Zenit. È vero. Aspetta, guardiamo. Perché? Sì, c'è scritto Mondia, una marca Zenit. Era del gruppo Zenit. Famosa sta storia. Però, secondo me, a prescindere che hanno girato di cassetti in cassetti, quanti anni avrà? 30, 40. Cioè, il prezzo in lire, quindi minimo. No, ma questo è ancora più. Avranno 40 anni. Quasi. Se non di più, saranno di più forse. Ma saranno fino agli 80-90. Allora, praticamente ce n'era due modelli. Facciamo tipo presidente. Guarda, allora, questo è stile, diciamo, Datejust, cassa in oro. Sì, tutto marco. Fondello a vite. Ora ce n'è uno qui aperto. Dopo si ha così. Movimento Swiss Made ETA. Il movimento è 28-24. Anche la fibbietta è logata, sì, col marchio della Mondia. Poi c'è quell'altro. Un altro è simile. Sì, è uguale, solamente con c'è il quadrante. C'è il quadrantino. Ho aperto anche. C'è il quadrantino bianco. Però. Che questo è carino. Cioè, sono identici. Quello lì, se uno non avesse voglia, no, di rilucidarli tutti. Di rimetterli tra virgolette a nuovo, ovviamente quello non è il prezzo di vendita, no, questo è il prezzo in lire, in lire, sì, ovviamente. Però questo qui, se ora, perché qui non è neanche lucidato, me l'ha detto, portameli, tanto viene Riccardo, lo youtuber, quello famoso, sta zitto, va avanti, insomma, ho detto, no, dicevo, amici famosi, youtuber, perché youtuber? Si chiama youtuber? Sì, no, si chiama Old World, vai avanti, come ti chiami, scusa? Voce passion, sì, passion, ma no, ma scusa, non ce l'avete tutti i termini inglesi? Ci vai avanti. Ma scusa, come si chiama il tuo canale? È col mio nome e cognome. Poi? Watch? Lover. Lover. Ora sono tutti inglesi, no? Vabbè. Perché così chiama, perché anche gli utenti stranieri, no? Sì, pagano loro. Pagano tutti. Pagano. Gratis non c'è nulla. Watch Lover, no. Ci vai avanti perché ti gira una briga di un orologio. Lover. Perché lui è romantico. Certo, non è un caprone come te. È quello un pochino. Io sono molto sensibile. A bonifici che non pestano un piede, sei sensibile. A bonifici che non mi arrivano. A me l'unico che mi ha fatto veramente felice negli ultimi anni è stato Conte durante il Covid, che mi ha mandato un bonifico di quanto mandò? 1.000 euro. Pensa a quanto hai rimesso, però. Magari. Sì, lo so, però almeno me l'ha mandato. Devi arrivare un bonifico, non ne vedo mai arrivare a bonifico. Gli italiani medi li compri così. Eh? E compri così gli italiani medi. Medi? Sì, medi. Vedi che poi dopo vedi, gli dai due soldini come reagisci. E che dovevo fare? Meglio con calcio nei denti. Va bene, va bene. Ma no, io parlai del vedere arrivare il bonifico. Ah, perché altro, cioè, deve arrivare allo che Stato. Te ora, bravo, che te quando vedi arrivare pecche o qualcosa e tutte beghe. È tutte beghe da pagarmo, almeno lì una volta nel casino, nel marasma, è vero. Prende, cioè io sono un abituato, a parte che te sei negativo, io sono positivo, sì, certo, no, o chi è più positivo, io o te? Te sicuramente, prova a nulla, io sono più positivo, sì, propositivo, lui è più tragico, va bene, lasciamo perdere questi aspetti psicologici, cambiamo argomento. Ma te l'hai visto il mio nuovo? L'abbiamo fatto vedere la tua. Così già tutto. Sì, chiaro. Ah, bellino. Sì. L'ho fatto stampare. Fatto bene. Va bene. E che dice?
nulla, vabbè. Comunque, ma che te la dati sto negozio che... Sì, che le vuol vendere perché vabbè. Sì, giustamente. Poi l'ultimo che... Però se uno le rilucida tutti, guarda, dopo te le faccio vedere al polso, no, non sono fatti, no, male. Sono brutti, no. Cioè, considerando il tutto, no, no, non è. Sono bellini, sono bellini. Questi qui tipo President, Rolex. The Just. Sì. Ma sono orologi, sì, cioè un passa mai di moda, no. Te lo metti. Però ora sono tornati, cioè pensavo sempre... fossero più... Ma sono nuovi, e anche quello. No, magari... nuovi no, cioè nuovi fondi magazzino, mai messi. Quindi, chiaro, però magari una revisione lucidata, male non ne farebbe. A parte la revisione, però anche una lucidata, capito, sì, alla cassa. Io penso... Considera, ma sarebbero anche fighi secondo me senza questi cinturini da te. Perché cinturini da te? Che è da vecchio. Te lo immagini che tu ci mettessi anche un nato fighettino, no? Qualcosa verde. Qualcosa di strano. Non è come un bracciale d'oro. Sì, ma te forse non hai capito. Ho capito, vabbè. Sento costa un bracciale d'oro. Ma lascia sta, se uno ce l'ha, magari. Sì, ma un vale per questo orologio, no? Magari ce l'ha, c'è un bracciale. Però se uno ci mette anche un cinturino, sì, per è ganza, no? Poi dici che sono vecchio. Ci ho messo al 1268 Z, ci ho messo quello color prugna, che è bellino. No, prugna, senti già il nome. Oh, lo compravo da te, prugna. Vabbè, cioè l'ho convinto, gli ho detto che era bello, me l'ho sollevato dalle balle perché non potevo più vedere quel prugna lì. Ho detto tanto prima o poi un vecchio mi capita, è capitato lui. Fa, ci sta bene? Sì, sì, bello, bello. Era bello, c'era quello che mi capitava a me. No, era bello, perché l'orologio è già prugnoso. È prugnoso, ma ce ne abbiamo un altro? Sì, e poi questa, vabbè, tanto l'avevo aperto per vedere se non era marcito dentro anche questo. Perché anche c'era questa, le cozze, no? No, c'era il granchio blu, ora sì. Ora mangio il granchio blu, ora 5 euro il chilo. Dice che lo cucinano anche per sì. Ma io non ho capito, ma perché ci vogliono far mangiare? Per levarli dalle palle? Perché fanno un casino. Scusa, ma là non le possono ammazzare? Infatti le pescano, le vanno in giro, però poi ci fanno. Se le vendono, l'ammazzano. Se le vendono è meglio, no? Cioè, ora se lo vendono a 5 euro il chilo. Ma dice che c'è degli chef che ci sono, non in Italia, però sì, ci fanno dei piatti per i e ora te lo immagini, tutti li infamano, merda, granchi blu, stronzi, ammazzano tutti, E uno ci va a comprare anche il granchi blu, poi ti fa un pacchetto di spaghetti a granchi blu, 20 euro, così uno ti infama, no? Perché non le mangiano al governo il granchi blu, no? L'ammazzano, no? Infatti l'ammazzano. Cioè, anche... Cioè, a che servono i granchi blu? Poi dice, ho visto ieri sera il filmato, oh, sono malefici, Ma neanche tutte le ova. Le ova? Prova che depositano il pesce, le mangiano tutte. Le cozze, quella roba anche lì, le spaccano con le chele. E si mangiano dentro. Te lo immagini ti prendessero nella testa? Sarebbe come una granchio blu, ora te lo metto in negozio, uno il primo che mi viene a rompere. Te lo devi mettere quando nei mutande in granchio blu. Ma lì mangia poco, non c'è più nulla, fine, vita messa a est. Te lo immagini? Mi fai vedere quello che quelli che vengono, che vogliono cambiare la pila, che vogliono cambiare la pila per 5 euro, no? E il granchio blu. Mi metto il granchio blu, te lo cambia lui la pila, 5 euro, tieni. Mangia l'orologio. Metto lì. Qui è sempre della parrocchia Mondia. Mondia. Oh, però che non va giù, Mondia. 7750. Allora, anche questo qui è tutto sincero, completamente, ora l'ha aperto questo caprone, non lo chiude perché ha una voglia. Comunque è tutto in oro, anche questo. Molto carino. Ah, ecco, quello lì al polso. Questo costava 3 milioni e 200 mila lire al tempo. Perciò erano più o meno 1600. Bisogna che lo tenga dietro perché... Più o meno 1600. Però è bellino, qua il movimento si sa, lo conosciamo tutti. Allora, è un mulo da soma. Questo ho pesato la cassa, ho levato il movimento, all'incirca sono più o meno, ora il vetro non l'ho levato. Vabbè, più o meno, il vetro che poi pesi il vetro. Un grammo. Plastic, plexi. Insomma, un grammo. Mettiamo che è 18 grammi, 20 18, d'oro. 20 grammi d'oro, dai. D'oro. E invece questo qui l'hai detto te, più o meno 30 grammi 30 d'oro. Grammi. Levato il cinturino levato e levato il movimento, sì. Levato il vetro, mettiamo più o meno. Vabbè. Però... Intorno a 30 grammi d'oro. 30 grammi d'oro. Quindi... Oro? 18 grammi. Sì, quello va bene, lo so anch'io. L'ho letto. Quanto costerà ora il grammo? Non lo so, non guardate. Se lo compri nuovo ti ammazzano l'orologio. Questo si parla di nuova usata, quindi sì, c'è nuova, ma io penso che intorno il prezzo giusto sia 20 grammi più movimento, più o meno, considerando che è un orologio, non è che lo compri fuso. Sì, fuso. Poi è vero, ci sarà un po' di revisione. Secondo te quanto è un prezzo giusto? Parlando seriamente. Dillo te. No, dillo te, dai che sei più... Ma di quale? Di quelli di due? Questi sono uguali. Allora, quelli sono uguali. Però
questo qui è più bello. È più bello. Non lo so, secondo me ha detto 20 grammi d'oro, l'oro costa, ha detto, ma ti costa 40, 50 euro grammo. Usato, eh? Sì, 5 vabbè, 4. A commercianti meno, però giustamente... 5, 10, 1000, su 1002. Sì, più o meno. Su 1002 uno per l'altro. Considerando poi che comunque sia, è un brand famoso, Mondia. Vabbè, in questo caso anche per, allora facciamo che ci compri con 1200 d'oro. Oh, bravo, quello di quello. Più che altro con questo bel design che, sì, è chiaro, è un po' omaggiante Rolex, però è comunque, vabbè, un design che, è vincente, è, vabbè, vincente. Quindi, te lo metti al polso. Allora, se no prendi un Rolex e qui dentro che c'è dentro? Si 20, dopo è aperto. Allora, poi facciamo vedere. Cioè, adesso un 28. Fondella a vite. Certo, un 28-24. Sì. Un bel ETA 28-24 che non delude mai. Bene. Vabbè, insomma. Muli affidabile, sì. Sì. Ora bello. Affidabile, trovi cambi, trovi tutto, dai. Ah, questo fra 20 anni è sempre al polso. Sì, sì. Io no, perché sono vicino a stioppà. C'è la cipolla. Te sei già stioppato? Sì, dai. Ovvio. Dai che ti devo dire. Dai, fammi il movimento. Ti faccio un watch lover, era un bravo ragazzo. Quando si faceva video. Che c'entra? Si faceva video, era un bravo uomo. Vero, guarda, è morto bene. Sì, è morto bene, una stembola. Vieni qui, allora guardiamo il movimento. Dovete sapere che ha paura del malattie. È ipocondriaco, è vero o no? No, sì, un pochino, sì. È paura delle medicine. Mi chiama a mandare all'ospedale. E medicine, no, bravo. Medicine, allora, questo è un bel 28-24, eccolo qui. Poi anche fondella. Un po' il fondellino, vediamo un po' il fondellino. Fondello che chiaramente, no, chiaramente è a vite. Bellino, eh? Con la oggetti sfiziosi, se uno, sfiziosi. Poi, questo è il solito 750, sì, si vede che si sono nuovi, eh? Sì, dai, sì, 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 sì. Ecco. 77,50. La corona non era marcata Mondia. Neanche la massa oscillante, questi avari qui l'hanno infilata dentro di fornitura così. Non era marcata Mondia. Faceva anche la Breitling, figurati. Non era marcata Mondia. E quello lì io penso che il valore giusto quant'è? Ah, qui c'è 30 grammi d'oro, quindi sarebbe 1.700, facciamo come fosse il prezzo di cartellino, va? 3.200 diviso 1.600. Diviso 2, 1.600. Quindi, però se te lo metti al polso, guarda bellino, guarda come ci sta bene questo qui. Non è brutto al polso, eh. No, questo mi garba anche a me. Diamo un po' anche le misure, sì, però così. Questo mi garba anche a me, sì, al polso è elegante, è un orologio, vero? È secondo me è elegante, sì, sì, sì. Anche bianco, se ci metti un cinturino, sì. Ora guarda quell'altro, però mi garba più quello. Quale, questo? Quello quadrante oro, sì, questo, anche questo, vedi, guarda, questo qui fa la sua porca figura, sì. Carichi. Poi oro è sempre oro, bene o male. Ah no, quello. Se uno le rivende. Materiali pregiati, come sempre. Anche perché se uno le dà come merce di scambio indietro non ci rimette tanto. No. Anzi. Quindi ricapitolando. Misure. Misuriamo un po' le misure. Misuriamo. C'ho anche il calibro. Certo. Sembro serio. Questo è uguale, quindi fanno misurato uno, uguale anche per l'altro. Oh, mamma mia, ragazzi, guarda. Guarda, sei veramente incredibile. Lo so. Guarda, sei intelligentissimo. Quello è un po' forte. Dove sei nato? Sei nato nella mangiatoia. Sì, e te della grippe. Io sono nato in clinica. Per forza. Ma le ho già detto. C'avevi già dei problemi. Io ero nato in clinica privata con l'aria condizionata a luglio. No, l'aria condizionata. Quant'è di diametro? Ma c'è. Te dove sei nato? Io all'ospedale. Dove? Io non ho bisogno di nulla, te eri già, eri già problematico. Ero già in clinica, quando sono nato ho visto un ambiente soave, sì, te con tutti quelli che piangevano. No, tutti lì, invece ero lì, mi dicevano, hai bisogno di qualcosa, sì, ecco perché io sono propositivo. Dai. Secondo te quanti millimetri è? 34. No, 33. 33. 32, 80, 30, senza corona. Senza corona. Questo qua? 38. Senza corona? No. Di più? 35. Come 35? Ma sono cielo. Però se avevi ragione, ma mi sembrava più grosso. Sì, però hai visto. Frega la cassa lì. 35 e 21, diciamo 35. Aveva detto 38. Sì, vero. Però... Vabbè, erano misure che in quell'anno lì erano abbastanza... Pulsanti a pompa. Sì, sì. No, andava, Sì, sì. È un po' durino, secondo però, me, normale che tutti questi anni mai visto una revisione. Oh, ragazzi, se non lo vuoi tenere, conviene farla, no? Quindi adesso facciamo un attimo qui una cosa, aspetta. Facciamo una margherita. Questi bei tre orologini, ecco, tutti Mondia. Bambina,
Capita Bichino. Aspetta un attimo, poverino, c'ha la sorpresa. Allora, si è detto 1002 il solo tempo, 1006 il crono. Allora, ragazzi, 1002 bisogna andare a 1004 perché poi vogliono trattare giustamente. Vabbè, comunque, tanto poi, io siete... poi aspetta, ora io dopo le rivendo al legittimo proprietario e se uno è interessato me lo dice lì, oh, mi hanno offerto okay, X, comunque, ciao. Questo è il contatto dell'amico Paolo, se siete interessati a questi orologi lo contattate, non contattate me che non c'entro nulla. Contattate io l'amico contatto il suo... Poverina bimbina. Quindi, bimbina. Caro dottor Zimi, belli questi orologi, bimbina. Grazie che ce l'hai fatti vedere. Curata, però. Se qualcuno è interessato, mi raccomando, contattate Paolo. Allora, grazie di veramente di ora cuore. Ora ricominciamo a fare video, le ferie sono finite. Veramente di cuore, perché siamo a 2000 iscritti, il mio capitale è... Allora, io non vi firmo quando gli do un cartone, una cinquina, perché dopo sanguina e non è bello. Watch lover. Via, ragazzi. Saluta! Ciao Margot. Paolo, ciao Margot! Ciao Margot! Con le tonsilline, no, influenzata no, la febbre non ce l'aveva. Ciao Margot, grazie dell'ospitalità che ci date sempre. Se siete un canino affidabile, mettete un like. No, quello sì. Lo devo dire io, ah, già è vero, ma è un canino, dai. Quindi, caro Paolino, allora, aspetta. Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine di questo video. È stata dura, ce l'ho fatta però a fargli accendere l'aria condizionata a questo avaro che si nasconde dietro il cane a dire che c'ha il mal di gola, invece lui non vuole spendere. Comunque, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto, se così è stato mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale se lo ritenete interessante. Io per il momento vi saluto e ci vediamo presto con altrettanti nuovi contenuti. Ciao.